Allora, il tema di cui vorrei parlarvi è quello della società dell'informazione. Questo termine è sinonimo di altri termini che sono stati usati negli ultimi 20 e 30 anni, che ancora oggi sono utilizzati, come società post-industriale, società della conoscenza, società dei saperi, ma ho usato questo termine, società dell'informazione, perché è quello che negli ultimi tempi è utilizzato anche dalle istituzioni, nei documenti per esempio dell'Unione Europea, dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, dell'UNESCO, si sintetizza la fase in cui, diciamo, noi viviamo con questo termine, che rappresenta il ruolo centrale che i mezzi di comunicazione, l'informazione e le tecnologie dei media e i contenuti dei media occupano nella società contemporanea. Ho scelto questo tema per alcune ragioni abbastanza semplici e banali. La prima ragione è che sviluppando questo tema vorrei sottolineare con forza l'importanza di quello che in questa facoltà si sta facendo e si è fatto nel passato, perché la nostra facoltà appunto si occupa di temi, di problemi, di aspetti che oggi sono considerati centrali nella società contemporanea e forse appunto il campo che meglio connota la fase in cui noi stiamo vivendo. Quindi la nostra facoltà è al centro della realtà, della società, dell'economia, della politica, non soltanto svizzera ma di tutto il mondo. E quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è che la società dell'informazione rappresenta un po' la cornice del nostro lavoro, almeno per molti colleghi, e rappresenta anche la cornice dentro la quale io mi sono mosso negli ultimi 30 anni come ricercatore, come studioso, nei miei articoli e nei miei libri e anche nei miei corsi. Quindi ho creduto che appunto parlare di società dell'informazione fosse il modo migliore per, come si può dire, sottolineare l'importanza della nostra facoltà, ma anche per ricordare il percorso che io ho seguito. In questa breve lezione, speriamo che sia breve per voi, tratterò tre aspetti. Il primo aspetto è quello che riguarda le dimensioni economiche e geografiche attuali della comunicazione dei contenuti digitali, per dare il peso e la dimensione anche quantitativa di questo tipo di attività. Il secondo aspetto è quello delle radici e dell'evoluzione del concetto e anche della realtà della società dell'informazione, proprio perché io ritengo, ma credo che questo sia un'idea condivisa, che per conoscere l'attualità bisogna conoscere la storia e la sua evoluzione, per capire non soltanto il come ma il perché certe cose sono successe. Quindi andare a ritroso per ritrovare le radici e le tappe principali credo che sia una cosa abbastanza importante e abbastanza utile. E il terzo passaggio è quello di citare alcuni dei problemi oggi sul tavolo che riguardano la società dell'informazione e che le istituzioni internazionali e molti governi di vari paesi stanno cercando di affrontare, non sempre con successo. Allora, i caratteri principali che oggi appunto denotano la società dell'informazione e in particolare, diciamo, la sua dimensione economico-industriale sono prima di tutto che si tratta di un macrosettore in cui la convergenza di vari componenti e la loro combinazione oggi ha formato appunto un sistema di industrie, di attività, di lavori, di professioni estremamente importante. Questo macrosettore è costituito dalle telecomunicazioni, dall'informatica e dalle industrie editoriali, dai media, che sono tre settori che a partire dagli ultimi 20 anni più o meno hanno incominciato un processo di convergenza, di intreccio e di integrazione che ha offerto nuove opportunità e nuove prospettive di sviluppo. Quindi è un settore che già in se stesso
ha un peso importante nell'economia. Ma il secondo risvolto importante è che questo settore, il macro settore delle comunicazioni e dei media, svolge una funzione molto importante anche per tutte le attività economiche. Nel senso che noi, leggendo i rapporti che periodicamente escono sullo stato dell'economia, sullo sviluppo economico, leggiamo che oggi l'ingresso, la penetrazione dei mezzi di comunicazione, delle telecomunicazioni e dell'informatica sono uno dei principali fattori di crescita della produttività del lavoro e quindi di crescita dell'economia, di crescita di produzione della ricchezza. Oggi non c'è settore economico nel quale le comunicazioni non svolgono una funzione importante. Basta pensare al commercio internazionale, ma anche a livello della produzione e della distribuzione di tutti i beni economici, si tratta appunto di una funzione oggi essenziale. Ma il terzo aspetto importante è la pervasività dell'attività di comunicazione, di informatica e dei media, questo macro settore, in tutte le attività, anche non soltanto economiche. Oggi basta pensare alla diffusione della cultura che avviene attraverso, prevalentemente, non solo, ma prevalentemente attraverso i mezzi di comunicazione, offrendo l'accesso a miliardi oggi di persone a prodotti culturali. Pensiamo alla politica. Oggi senza il sistema delle comunicazioni i rapporti tra personale politico e pubblico non esisterebbero, non solo, ma sempre di più la comunicazione politica è al centro dell'attività politica in tutti i paesi. Quindi, dimensione economiche, funzione per l'attività economica in generale e pervasività, ripeto, fanno oggi del macro settore delle comunicazioni il settore, se non il principale, sicuramente uno dei principali. Volevo adesso darvi, in termini quantitativi, il senso di questo e la composizione di questo macrosettore. Allora, voi sapete che quando si parla di cifre di fenomeni mondiali si parla un po' di poesia, nel senso che si è sempre di fronte a delle approssimazioni. Però queste che ho trovato sono le approssimazioni che in generale sono considerate quelle più credibili, più affidabili. Allora, secondo i risultati di un'indagine annuale dell'IDAT, che è un istituto di ricerca molto importante che ha sede in Francia, nel 2012 questo macro settore delle comunicazioni ha avuto una dimensione economica pari a 3.327 miliardi di euro. Per chi legge i giornalini a fumetti è una cifra da Paperon de Paperoni. 3.327 miliardi di euro. Le principali componenti, questa cifra rappresenta circa il 6,3% della produzione di ricchezza a livello mondiale. Quindi una bella parte della produzione della ricchezza mondiale è rappresentata da questo settore. Questo settore è costituito da alcune componenti più importanti, che sono i servizi di telecomunicazione, e tenete conto che oggi, se facciamo 100, tutto il traffico che avviene sulle reti di telecomunicazione a livello mondiale, il 65% è rappresentato da audiovisivo, e sempre di più l'audiovisivo genererà traffico su queste reti. Voi sapete che stiamo andando verso la televisione in tre dimensioni, la televisione ad altissima definizione, eccetera, eccetera. Poi vengono i mezzi di telecomunicazioni e oggi in agenda i mezzi di telecomunicazione hanno in tutto il mondo la realizzazione delle famose reti a larga e larghissima banda basate sulla fibra ottica che oggi si tenta di portare nelle case degli utenti finali, anche se gli investimenti da questo punto di vista sono enormi. Poi ci sono il settore del software informatico, il settore dei computer, poi ci sono i servizi televisivi. Come vedete rappresentano soltanto il 10%,
ma come cercherò di mettere in evidenza, rappresentano uno dei settori trainanti dell'innovazione tecnologica e della penetrazione delle nuove tecnologie nelle famiglie. Quindi, piccolo segmento, ma dal punto di vista strategico e dinamico, centrale. E poi ci sono i servizi internet. Devo segnalare che questo dato economico di servizi internet è limitato a tre mercati, che sono Nord America, Europa e Giappone, perché per gli altri mercati i dati non sono stati rilevati. C'è anche un aspetto geografico che forse è interessante indicare anche in termini molto generali e che ci dice la ripartizione di questo settore economico industriale. E secondo i dati sempre dell'IDAT, il 30% di questo mercato si concentra nel Nord America, il 28% nella area geografica dell'Asia e del Pacifico, il 27% in Europa e poi con percentuali molto più basse in America Latina e in Africa. Va ricordato che però queste quote riguardano, diciamo, dimensioni di popolazione molto diverse, perché per gli Stati Uniti e il Nord America parliamo di 480 milioni, per l'Europa parliamo di 520 milioni e per l'Asia, Australia e Pacifico parliamo di 3 miliardi e mezzo di persone. Quindi queste percentuali vanno anche misurate con le persone che si riferiscono a questo fenomeno. Ho preso anche, all'interno di queste grandi aree geografiche, poi ci sono altre differenze ancora. Per farvi un esempio, ho preso il caso appunto dell'Asia-Pacifico per vedere i pesi dei diversi paesi. Allora, nell'area Asia-Pacifico, che rappresenta il 28% dell'intero mercato, per un totale di 965 miliardi, la Cina rappresenta il 36%, 1 miliardo 400 milioni di persone, l'India con 1 miliardo e 200 milioni di persone rappresenta solo l'8%, quindi vedete anche in due paesi che sono così dinamici negli ultimi anni c'è un'enorme distanza. E poi, va bene, gli altri paesi che seguono. Ora, quindi questa è un po', diciamo, la dimensione quantitativa di questo fenomeno, di questo settore che abbiamo chiamato società dell'informazione. Adesso vorrei fare un salto indietro per vedere qual è il momento storico in cui si è incominciato a costruire delle idee, dei concetti, delle ricerche, delle analisi che hanno dato la percezione di questo cambiamento che era in corso nella società umana e che alcuni hanno segnalato come il passaggio a una terza fase dell'umanità, dopo l'era agricola, dopo l'era industriale, si è passati o si sta passando all'età della comunicazione, all'età dell'informazione. Ora, io ho preso alcuni dei nomi più significativi che hanno costruito pezzi di questo concetto. Uno, per esempio, è Macklap, un economista americano che nel 1962 per primo calcola l'apporto che quella che lui chiamò industria della conoscenza dava alla produzione della ricchezza negli Stati Uniti. Nell'industria della conoscenza Macklap metteva non soltanto le persone che lavorano nei media, non soltanto le persone che lavorano nell'insegnamento, la ricerca scientifica, insomma una parte abbastanza importante della popolazione, e secondo i suoi studi nel 1958 questa parte che lui definisce, diciamo, industria della conoscenza produceva il 29% del prodotto interno lordo americano, quindi già allora un contributo importante. Un altro contributo alla riflessione viene da un giapponese, Umaseo, che incomincia a studiare la quantità di consumo delle informazioni dei giapponesi e quindi mette, diciamo, il segno sotto questa dimensione di consumo che prima non era stata analizzata nei suoi aspetti quantitativi. Viene poi un famoso consulente di uno dei presidenti americani che si chiama Carter, che prima di diventare consulente del presidente americano
aveva scritto degli articoli e poi un libro che ha avuto anche un certo riscontro in Europa, che era intitolato La società tecnetronica. Brzezinski metteva in evidenza che, diciamo, il ruolo internazionale dei paesi era sempre più legato alla presenza, alla dimensione delle tecnologie, alla capacità di sviluppare le tecnologie. E allora metteva in evidenza che gli Stati Uniti erano leader a livello mondiale anche in questo settore. Non solo, ma nel suo libro dava un dato che allora, diciamo, suscitava molta attenzione, perché sosteneva che il 65% delle informazioni che circolavano a livello mondiale erano prodotte dagli Stati Uniti. Altre ancora sono, per esempio, una società che si chiama Yakudi, giapponese, alla fine degli anni 60 metteva in evidenza come sarebbe stato opportuno sviluppare una società dove i sistemi di comunicazione, di informazione e i media giocassero un ruolo più importante affinché si potesse migliorare sia il progresso sociale che civile, che le condizioni e la qualità della vita. Adesso non entro nel dettaglio, per ognuno di questi sarebbe un capitolo molto molto vasto. E poi un altro pensatore molto famoso, un sociologo americano, Daniel Bell, che scrisse un libro, anche questo importante, che riguardava appunto l'arrivo della società post-industriale. Quindi questi sono un po', diciamo, alcuni importanti punti di riferimento che contribuiscono a mettere a fuoco questa idea della società dell'informazione. Siamo negli anni 60, fine anni 60, prime fine anni 60, e vale la pena ricordare alcuni brevi elementi di contesto di quell'epoca. Anni 60 siamo in piena guerra fredda, e per quello che ci riguarda è importante sottolineare questo fatto, perché la guerra fredda, con tutti i drammi e le angosce che aveva prodotto, è stata però un fortissimo propulsore di ricerca tecnologica. Dobbiamo ricordare che quando noi parliamo di tecnologia ancora oggi, parliamo in larghissima parte delle ricadute della ricerca militare. Quindi è un periodo in cui la ricerca tecnologica era avanzatissima e le ricadute sociali e civili erano molto importanti. Pensate ai satelliti, pensate alla microelettronica, a tutte queste cose qua. Seconda cosa, gli anni 60 sono un periodo di decolonizzazione. Molti paesi che erano sotto regimi coloniali acquistano l'indipendenza. Perché è importante sottolineare questo fatto? Perché con il processo di decolonizzazione nasce un movimento, il cosiddetto movimento dei non allineati, che comincia a rivendicare un nuovo ordine mondiale dell'economia e un nuovo ordine mondiale dell'informazione. E, diciamo, l'emancipazione e la presa di protagonismo di questi paesi crea una situazione di difficoltà dei paesi ricchi del nord, perché questi paesi in via di sviluppo sono anche in molti casi detentori delle materie prime e quindi rivendicano una maggiore valorizzazione del loro contributo, e quindi pongono un problema ai paesi del nord di revisione del proprio modello di sviluppo, e vedremo che questo è un elemento importante. Altra cosa importante degli anni 60 è la crescita enorme in quel periodo delle grandi imprese multinazionali, che quindi generano commerci internazionali e generano quindi un effetto molto importante a livello internazionale e mondiale, anche di circolazione delle informazioni e di necessità di avere dei sistemi e degli apparati di comunicazione che permettessero a questi gruppi multinazionali di governare e tenere insieme le loro varie attività nei vari paesi. E poi ultimo elemento di quell'epoca è la crescente percezione che il mondo era diviso in varie aree a diversa ritmo di sviluppo tecnologico, e quegli sono gli anni in cui in Europa si comincia a percepire il problema del cosiddetto gap tecnologico, che separava e faceva risultare arretrata l'Europa rispetto agli Stati Uniti e rispetto al Giappone. E in quegli anni quindi in Europa si cominciano a elaborare delle politiche per recuperare questo gap. Uno degli esempi è la creazione dell'Agenzia Spaziale Europea,
che aveva lo scopo di emancipare l'Europa nel campo aerospaziale dagli Stati Uniti, da cui fino a quel momento era dipendente. All'inizio degli anni 70 ci sono due fatti abbastanza puntuali che accelerano enormemente la riflessione e la valorizzazione dei mezzi di comunicazione. Il primo elemento, qualcheduno di voi se ne ricorderà, è la pubblicazione e il grande dibattito suscitato da una ricerca intitolata I limiti della crescita, promossa dal Club di Roma, il cui uno dei leader era Peccei, che mette in evidenza, cioè che traccia i trend di tre elementi che sono la demografia, quindi la crescita della popolazione, il problema dell'inquinamento crescente e il problema del progressivo esaurimento delle materie prime e delle risorse naturali, e questo rapporto che dà anche un enorme slancio a tutto il movimento ecologico che seguirà, sostanzialmente pone il problema che il modello di sviluppo economico adottato fino a quegli anni dai paesi economicamente avanzati rischia di trovare un limite, rischia di trovare un tetto, perché l'inquinamento crescerà a un livello tale che creerà dei problemi per la sopravvivenza o comunque muterà le condizioni di vita. La demografia, se crescerà con questo trend, porterà a una crescita dei consumi materiali enormi, di fronte al fatto che le materie prime, le risorse naturali sono scarse e tendono a finire. E quindi, se non si rivede il modello di crescita economica, i rischi sono sicuramente importanti. Questo è un primo fatto che crea un nuovo clima, una nuova consapevolezza della rilevanza dei mezzi di comunicazione. Vedremo poi perché. Il secondo elemento puntuale è la famosa crisi petrolifera, che è la crisi economica più acuta che vive il mondo occidentale dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Probabilmente molti di voi si ricordano da cosa nasce la guerra del Kippur, Israele che aveva nel 67 conquistato parte dei territori arabi e non aveva restituiti, e gli arabi nel 73 cercano, soprattutto Siria, Giordania e Egitto, tentano di riconquistare questi territori. Israele reagisce pesantemente, riesce a vincere la guerra con l'aiuto dei paesi occidentali e degli Stati Uniti soprattutto. I paesi arabi, che sono i maggiori produttori di petrolio, dicono: bene, voi ci avete costretto a rinunciare alla riconquista dei nostri territori e noi vi colpiamo attraverso gli strumenti che abbiamo in mano. E quindi riducono il 25-30% la produzione di petrolio e moltiplicano per 4 il prezzo del petrolio. Nel momento in cui i paesi occidentali industrializzati vivono su un sistema produttivo basato pesantemente sul consumo di energia, questo fatto mette in crisi il sistema economico con tutta una serie di cose. Questi due elementi, Club di Roma e crisi petrolifera, li cito perché? Perché rappresentano un momento e una provocazione che incomincia a produrre una riflessione sempre più estesa, appunto, sul modello di sviluppo basato sulla produzione di beni materiali, sul consumo di energia, e la riflessione sul fatto che sarebbe auspicabile, sarebbe opportuno cercare di basare i consumi dell'umanità più su prodotti immateriali, che sono appunto cultura, informazioni, conoscenze, eccetera, eccetera, e ridurre i consumi materiali. Ovviamente questa ipotesi crea poi tutta una serie di critiche, di dibattiti, perché siamo un'epoca in cui miliardi di persone pativano la fame, però questa è, come si può dire, l'inizio di un'elaborazione che avrà un impatto importante. Il passo però importante per arrivare a, come si può dire, definire la fase di passaggio da una società industriale alla società dell'informazione arriva intorno alla metà degli anni
70, quando il Ministero, il Dipartimento del Commercio, il Ministero del Commercio americano rende noto i risultati della ricerca di Uri Porat, che era un giovane economista all'epoca, che riguardava la riclassificazione delle professioni nell'economia americana. Il Dipartimento del Commercio chiede a Porat di rivedere le diverse professioni per individuare e circoscrivere quelle professioni che erano costituite totalmente o prevalentemente dal trattamento e della manipolazione delle informazioni. Informazioni intesi come dati, informazioni, elementi di ricerca, eccetera, eccetera. Tutto quello che si tratta di lavoro immateriale. E attraverso questa ricerca si giunge a ritenere che sia opportuno di affiancare ai tre settori tradizionali in cui è divisa l'economia, il primario, agricoltura e estrazione minerarie, secondario è l'industria manifatturiera, il terzo i servizi, un settore quaternario trasversale ai primi tre settori che raggruppa tutte le attività e i lavoratori dell'informazione. E vi faccio vedere, vediamo un po' se, chissà, no, rapidamente alcuni grafici che sono questi. Allora, questo grafico che è stato poi realizzato dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, rappresenta l'andamento dell'occupazione nell'economia americana dal 1900 al 1980. Come vedete, la curva che cresce fino agli anni 50 e poi decresce sono gli occupati dell'industria manifatturiera. La curva che dal 900 decresce è la curva degli addetti all'agricoltura, e la curva che decresce e poi cresce rapidamente è quella che rappresenta gli addetti ai servizi. Attraverso il lavoro di Porat si passa a questa seconda slide. Porat estrae dai tre settori tutti i lavoratori cosiddetti dell'informazione, ovvero non soltanto i ricercatori, non soltanto gli insegnanti, non soltanto gli addetti ai media, ma tutti coloro che svolgono un'attività immateriale, quindi l'amministrazione pubblica e privata, la burocrazia, che se voi ci pensate rappresenta anche in questo caso l'elaborazione di informazioni. Cioè tra i lavoratori dell'informazione c'è il premio Nobel, come c'è l'ultimo impiegato che però fa un'attività non fisica, non manuale, non trasforma beni materiali, ma trasforma e tratta beni di informazioni. E diciamo, questo lavoro porta a far sì che la curva fortemente crescente, almeno negli ultimi anni dal 1950 al 1980, è proprio quella dei lavoratori dell'informazione. Ora, perché è un passo molto importante questo per l'acquisizione più generalizzata della coscienza che il settore dell'informazione e delle comunicazioni diventa centrale? Perché il ragionamento che si propone e che alcuni stati più avanzati fanno proprio è che se quando la maggior parte dell'attività economica era concentrata sulla manipolazione di beni fisici, il settore manifatturiero, fine dell'Ottocento e prima metà del Novecento, gli stati illuminati per favorire la crescita economica investivano nella strade, nei ponti, nelle reti di trasporto, e le imprese investivano nella energia e nelle macchine che permettevano di aumentare la produttività dei lavoratori, degli operai. Nel momento in cui la maggior parte tendenzialmente dei lavoratori è costituita da lavoratori dell'informazione, gli stati che vogliono favorire la crescita economica devono favorire lo sviluppo delle reti di telecomunicazione e favorire l'introduzione nei luoghi di lavoro di tutte le macchine che permettono di trattare automaticamente l'informazione e quindi l'informatica. Quindi su questa base, che diciamo, la ricerca di Porat mette in evidenza che tendenzialmente appunto si arriva a una situazione della proiezione agli anni 80 in cui
il 50% e oltre dei lavoratori sono lavoratori dell'informazione, l'idea è che gli stati, per favorire appunto lo sviluppo economico, devono investire nelle tecnologie dell'informazione, telecomunicazione e informatica. Ora, questa idea viene promossa pesantemente dall'OCSE. L'OCSE, per chi non lo sa, è l'organizzazione dei paesi industriali più avanzati, che all'epoca raggruppava i 17 paesi più importanti, e l'OCSE fa un lavoro di promozione di queste idee molto forte. Fa una conferenza a Parigi nel 1975 in cui presenta i risultati di questo lavoro, e pian piano questa idea del lavoro dell'informazione, di economia dell'informazione, arriva anche nei think tank che affiancano i governi. E il primo risultato, diciamo, nella strategia politica di un governo è quello di quello che avviene in Francia, dove, su proposta dell'allora presidente Valéry Giscard d'Estaing, Nora e Main, che sono due grandi, diciamo, burocrati intellettuali dell'amministrazione francese, elaborano un rapporto che diventerà famoso in tutto il mondo, intitolato L'informatizzazione della società, ovvero riflettono sui vantaggi e i rischi di una penetrazione capillare dell'informatica nei luoghi di lavoro, ma anche tendenzialmente nelle famiglie. E in questa occasione coniano il termine telematica, che poi assumerà, diciamo, una funzione generale anche fuori dalla Francia. E quindi fanno una serie di ricerche e di proposte per lo sfruttamento dell'informatica in modo capillare, non solo nei luoghi di produzione, ma nell'insegnamento, nella sanità e in tutti gli altri settori. Nello stesso tempo, però, Nora e Menck mettono anche in evidenza come la informatizzazione della società e la telematica, e quindi la congiunzione delle telecomunicazioni e dell'informatica, può creare anche degli aspetti di vulnerabilità. E in particolare in quegli anni la grande preoccupazione, ricordiamoci che siamo in Francia, quindi con una tradizione, non dico anti-americana, ma di critica agli Stati Uniti, la grande preoccupazione della Francia allora è che attraverso la telematica le imprese francesi, utilizzando i satelliti, utilizzano i grandi computer americani come base di dati delle loro informazioni e come luogo di elaborazione, pensando al fatto che mentre è giorno in Francia, negli Stati Uniti è notte, e quindi i computer negli Stati Uniti nessuno li usa, e i francesi potrebbero sfruttare delle tariffe più basse. E allora nel rapporto Nora Menck si incomincia a sottolineare il problema di quello che allora venne chiamato il transborder data flow, il flusso transfrontiero delle informazioni, ovvero l'idea di stoccare in grandi computer americani le informazioni strategiche delle imprese francesi, rendeva intanto dipendente la Francia da questa situazione e dall'altra la rendeva vulnerabile, perché nel caso i satelliti andassero in avaria, eccetera, eccetera, la Francia sarebbe stata bloccata. Questo per dirvi, diciamo, una prima riflessione molto complessa e molto capillare su questa idea che un governo promuova l'innovazione tecnologica proprio in vista della favorire, diciamo, la crescita economica e la crescita sociale. Questa è la prima tappa, andrò veloce perché il tempo passa. La seconda tappa è la decisione di alcuni paesi, in particolare la Francia, l'Inghilterra e la Germania, di cablare in modo capillare i propri territori. Se in Francia si parte soprattutto dall'informatica per farla penetrare capillarmente nella società, in questa fase, quindi siamo qualche anno dopo, si pensa invece a costruire un vero e proprio sistema nervoso dei propri paesi, rappresentato da delle reti di telecomunicazione, diciamo non ancora a larga banda, ma molto più potenti delle reti telefoniche, per permettere a non solo gli uffici pubblici e le imprese private, ma anche alle famiglie, di, diciamo, entrare in questo nuovo mercato delle informazioni. C'è la creazione del Minitel, si inventano nuovi terminali, eccetera, eccetera.
Da questo punto di vista è interessante sottolineare due cose. Intanto i tre paesi, tutti e tre nello stesso momento, siamo nel 1980-81, decidono come piano strategico di cablare i loro territori, portando nel medio periodo il cavo in tutte le case o nella maggioranza, ma ognuno di questi tre paesi adotta un modello diverso. I francesi, molto statalisti, adottano un momento una scelta in cui è il governo, che il Ministero delle Telecomunicazioni, che resta proprietario delle reti e dà in gestione a delle società miste pubbliche e private locali. In Inghilterra, dove c'è la famosa signora Thatcher al governo, invece la prima cosa che la signora Thatcher dice: il pubblico deve essere escluso da questa operazione, e divide l'Inghilterra in 52 aree e lancia un concorso per le imprese che vogliono avere in concessione ventennale il cablaggio di queste aree. In Germania la situazione è più complicata, perché le telecomunicazioni sono materia del governo federale, mentre invece i contenuti culturali, televisione e compagnia bella, è materia dei Länder, e quindi c'è tutto un processo di negoziazione che però porterà a una situazione che sarà poi quella vincente. La seconda cosa da sottolineare è che in tutto questo progetto di dotazione tecnologica capillare, la televisione ha un ruolo fondamentale. Perché? Perché ci si rende conto che se si va dalle famiglie a dire pagate per allacciarvi al cavo perché avrete l'accesso alla società dell'informazione o potrete consumare molte informazioni, questa non era una motivazione sufficiente. Se si va dalle famiglie a dire invece di avere due o tre canali televisivi, allora eravamo nell'epoca del monopolio, ne avete 30 o 40, questa è una motivazione forte per convincere le persone a fare l'investimento, remunerare gli investimenti enormi e quindi avviare questo ciclo positivo che poi porterà alla costruzione di queste infrastrutture. Terzo passaggio importante è il processo di deregolamentazione. Inizia nel 1982, quando il famoso giudice Green applica la legge antitrust e smembra l'American Telephone and Telegraph, che era sostanzialmente il monopolista delle telecomunicazioni. Prosegue in Europa con la creazione della prima impresa di telecomunicazione privata, che è Mercury in Inghilterra, e poi la privatizzazione del monopolio delle telecomunicazioni dell'ex monopolista, che era British Telecom. Prosegue in Giappone, dove la Nippon Telephone and Telegraph viene privatizzata, e pian piano questo processo di deregolamentazione, che passa prima dalle telecomunicazioni e poi dalla televisione, proseguirà nel corso degli anni 80 e 90. Perché la deregolamentazione? Perché ci si rende conto che la presenza di monopoli pubblici inefficienti, inefficaci, rallenta questo processo di penetrazione e di applicazione delle tecnologie di comunicazione e quindi tutti gli effetti benefici e positivi che tutto ciò potrebbe rappresentare. Negli anni 90, adesso ovviamente salto alcune tappe, sennò sarebbe troppo lungo, negli anni 90 giungono alla anni 80 e soprattutto anni 90 giungono alla ribalta quelli che vengono chiamati nuovi mezzi di comunicazione. Però va sottolineato che questo processo di crescita non è un processo lineare e progressivo, anzi i fallimenti sono notevoli. Ve ne cito soltanto alcuni per ricordare che in questa strategia è molto importante, si sono persi anche molti soldi. I fallimenti, due tra tutti, sono: uno, la costruzione europea dei satelliti per la diffusione televisiva diretta, che si mette in cantiere nel 1978 e che porterà, prevedendo di costruire satelliti per la televisione diretta nell'82, soltanto nell'89 si riuscirà ad avere il primo satellite, che una volta lanciato a 36.000 km sulla verticale dell'equatore non riuscirà ad aprire una delle due ali che serve per alimentare di energia solare il satellite, e sarà un fallimento. Non solo, ma nel frattempo lo sviluppo tecnologico porterà ad altri tipi di satelliti meno costosi, più efficienti, eccetera, eccetera. L'altro fallimento incredibile è quello della televisione ad alta definizione, che
era visto come un'occasione non soltanto per migliorare la fornitura di televisione, la qualità dell'immagine, del suono, eccetera, eccetera, ma era vista anche come grande occasione per rinnovare radicalmente tutto il parco degli apparati, dai televisori ai mezzi di produzione e di trasmissione. Quindi sarebbe stata un'iniezione di domanda per l'industria elettronica enorme. Tutti i paesi, prima Giappone, poi l'Europa, meno gli Stati Uniti, si lanciano sugli investimenti, gli esperimenti, e il clou sarà l'occasione delle Olimpiadi di Barcellona del 1992, che saranno tutte trasmesse in forma sperimentale in alta definizione, ma dopo le Olimpiadi ci si renderà conto che la tecnologia non funzionava abbastanza bene, che era troppo costosa e che non avrebbe avuto successo. Invece, da un'altra parte, ci sono delle sorprese. Perché le chiamo sorprese? Perché è l'arrivo e la diffusione a livello di massa di due tecnologie o due servizi che nessuno aveva previsto, che sono la telefonia cellulare e internet. Se voi andate a prendere la stampa degli anni Ottanta, non troverete un articolo che parla e prevede né del successo di massa di internet né della telefonia cellulare. Un esempio: nel 1984 una filiale dell'American Telephone and Telegraph, si chiamava McCo, venne venduta, che era specializzata nella costruzione dei primi apparati di telefonia mobile, venne venduta dall'American Telephone and Telegraph perché l'impresa riteneva che il business delle comunicazioni mobili non sarebbe stato un grande business. Meno di 10 anni dopo diventa un fenomeno incredibile. Quindi questa osservazione la faccio perché, come si dice, è un segno di speranza, nel senso che anche i grandi gruppi non sono in grado di prevedere il futuro. C'è ancora molta sorpresa per noi. Questo è, secondo me, una buona cosa. Terzo elemento che si prende forma negli anni 90 è la percezione che c'è un assoluto bisogno di trovare nuove frequenze per permettere la spinta alla comunicazione mobile. Per la comunicazione mobile evidentemente ha bisogno di frequenze elettromagnetiche, e le frequenze sono occupate da una grande gamma di servizi, ma soprattutto dalla televisione. L'unico modo per risparmiare frequenze è cambiare lo standard tecnico di trasmissione televisivo e passare da televisione analogica a televisione digitale, che permette di risparmiare fino a dove c'è un canale analogico ci stanno 6 canali televisivi. E quindi inizia un processo che si concluderà nel 2012 di sostituzione radicale degli apparati televisivi, degli apparati di produzione. E badate bene, per la prima volta gli stati impongono a tutti i cittadini di cambiare l'apparato televisivo, perché il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale è una scelta amministrativa, non è una scelta di mercato, non è una decisione spontanea della popolazione. Ma questo perché? Perché è l'unico modo di risparmiare frequenze da destinare almeno in parte allo sviluppo enorme della comunicazione mobile, che inizia come comunicazione telefonica, ma come voi sapete oggi occupa tutti gli spazi delle comunicazioni. Altro passaggio, l'accenno soltanto perché se no andiamo troppo in là. Molto importante è l'amministrazione Clinton, che decide di mettere al centro del suo programma politico-economico la costruzione di quella che viene chiamata la National Information Infrastructure. Cos'è la National Information Infrastructure? È la creazione di una rete di reti che dovrebbe interconnettere tutte le reti esistenti, pubbliche, private, locali e nazionali, e renderle interoperabili, in modo tale che questo sistema possa portare ovunque e a tutti una serie di servizi. Vi cito brevemente 2 frasi di questo progetto che sono molto rivelatrici. Da una parte si sostiene che i benefici della National Information Infrastructure sono immensi, renderà le imprese degli Stati Uniti in grado di competere e vincere nell'economia globale, creando buone attività di lavoro per il popolo americano e crescita economica per la nazione.
E ancora, la National Information Infrastructure può trasformare le vite del popolo americano riducendo vincoli geografici, fisici ed economici, dando a tutti gli americani pari opportunità per andare tanto lontano quanto i loro talenti e le loro ambizioni li porteranno. Questa National Information Infrastructure viene chiamata in termini europei le super autostrade dell'informazione, ovvero delle reti capillari a larga banda che hanno una grande capacità di trasformazione. Andiamo avanti. Vabbè, poi due altri passaggi che forse sono più noti e che quindi non analizzo con maggiore attenzione sono la strategia di Lisbona, che mette al centro dell'Europa come obiettivo strategico la alfabetizzazione informatica e l'obiettivo cosiddetto di far entrare tutti i cittadini europei nella società dell'informazione e quindi creare la dotazione tecnica, culturale e di reti per far sì che tutta la popolazione europea possa sfruttare il portato della società dell'informazione. La strategia di Lisbona, che non verrà realizzata come previsto, almeno nei termini completi, viene poi sostituita da quella che è l'Agenda Digitale 2020, che sostanzialmente ha gli stessi obiettivi e tra l'altro l'obiettivo di creare un unico mercato digitale in Europa, in base al quale, se si riuscisse a realizzarlo, si prevede che il prodotto interno lordo europeo potrebbe crescere di 4 punti percentuali, quindi un avanzamento, una crescita economica estremamente importante. Ho già parlato per 50 minuti e concludo rapidamente mettendo in evidenza che l'ingresso progressivo nella società dell'informazione è stato molto enfatizzato mettendo in evidenza gli aspetti positivi, i vantaggi non soltanto per l'economia, non soltanto per l'amministrazione pubblica, non soltanto per le famiglie, ma più raramente si sottolineano quali sono anche i rischi, quali sono anche i pericoli. E volevo citarne alcuni, non tutti, ma almeno quelli più evidenti. Il primo pericolo, il primo rischio che si cerca di risolvere è quello che viene chiamato del digital divide o della frattura digitale, ovvero la distanza crescente tra le persone che vengono incluse nella società dell'informazione, che hanno la cultura, i mezzi economici, i mezzi tecnici per sfruttare al massimo tutto quello che la società dell'informazione porta, e le persone che per ragioni culturali, economiche, geografiche o altre non entrano. E questo è visto oggi come un problema molto grave che potrà generare non soltanto disagi, ma anche in prospettiva conflitti o movimenti di popolazioni che noi stiamo vivendo in Europa, che potranno in prospettiva anche creare problemi e squilibri se non si prepara ad accoglierli. Secondo problema importante è quello della dipendenza culturale. Alcuni hanno fatto osservare che se parallelamente allo sviluppo delle reti non si costruisce una produzione dei contenuti per queste reti, le reti serviranno per far accedere a contenuti culturali prodotti da altri. Voi sapete che, tra l'altro, in Europa noi abbiamo già questo problema, perché l'Europa importa dagli Stati Uniti ogni anno per 9 miliardi di dollari di diritti di prodotti audiovisivi ed esporta per 1 miliardo, quindi la bilancia è estremamente sconnessa. Il box office, gli incassi delle sale cinematografiche europee sono realizzati per il 65% da film hollywoodiani. Ora, non è nulla di drammatico, non è che sono successe delle cose pericolose, ma sicuramente tutto questo significa che, per esempio, nel momento in cui l'Europa sta cercando di costruire non soltanto un'unità economica, ma anche un'unità politica e culturale, se non può fare affidamento alla diffusione di contenuti culturali che aggregano gli europei, che creano elementi di identità condivisa, perché gli schermi televisivi, gli schermi cinematografici sono prevalentemente occupati da prodotti sicuramente di qualità, ma che riflettono una cultura diversa, evidentemente questo è un handicap.
Pensate poi ai paesi più poveri. Terzo problema è quello della affidabilità e della qualità dei contenuti che sono veicolati su internet. Quarto problema è quello della privacy. Voi sapete che, per esempio, uno dei grandi affari dei motori di ricerca è quello di profilare i caratteri degli utenti di internet, andando ad analizzare tutte le azioni che si fanno attraverso internet per poi venderli alle società di marketing, alle società commerciali, alle società di pubbliche relazioni. E questo però alcuni giustamente ritengono che sia un'invasione nella privacy delle persone. Questo per fare un esempio. Altro problema enorme è quello del diritto d'autore e della pirateria. Voi sapete benissimo che oggi in internet si può trovare di tutto, dai film alla musica a tutti i prodotti vecchi e nuovi, gratuitamente. Ma questo, se dovesse continuare molto, porterà a una situazione in cui i creatori, gli autori, i registi, gli scrittori saranno portati alla fame per non trovando remunerazione per i propri lavori, e così gli editori e le case editrici. E anche questo è un tema in discussione rispetto al quale non sono ancora state trovate delle soluzioni, ma diciamo c'è una forte mobilitazione. Altro problema, e l'ultimo che cito, è quello del fisco. Un esempio: Google ha raccolto in Italia l'anno scorso circa 800 milioni di euro di pubblicità senza pagare una lira di tasse in Italia, perché ha sede in Irlanda, dove le tasse sono molto più basse, e l'Irlanda, facendo parte dell'Europa, non è tenuta a, diciamo, bloccare o cambiare. Ma chiunque di noi fa un acquisto attraverso la rete da Amazon o da qualsiasi produttore di prodotti americani, acquista questi prodotti, ma nessuno percepisce un'imposta da questo tipo di transazione. E quindi questo è un problema sicuramente in prospettiva importante, perché molti paesi rischiano di essere depauperati e altri rischiano invece di avere enormi vantaggi. Tutto qua. Vi ringrazio dell'attenzione e spero che sia stato abbastanza interessante, ma se volete approfondimenti sono a vostra disposizione.